Questa che vedete alle mie spalle è soltanto una delle tante strade allestite dai cittadini, dai bitontini, per questo Natale stupendo. Un impegno davvero importante, perché tutti hanno tirato fuori dagli scatoloni gli addobbi e si sono messi d'impegno per creare tutto questo. Chi ha dato davvero la molla per partire è stato Michele Castellano, che è qui con noi oggi. Michele, davvero, cominciato 4 anni fa, io c'ero, tutto questo movimento di bellezza, cosa ti ha spinto? Che mi spinge in primis sono i fiori, perché tutto è partito da un fiore, quindi il fiore ha portato, diciamo, l'amore nei quartieri, nelle strade. È come un virus, io parlavo sempre del virus della bellezza, quindi questo virus infatti ha contagiato tanti quartieri ed era questo il risultato di quello che desideravo. Il progetto è stato proprio questo: io ti regalo un fiore e tu mi regali una ghirlanda, una sfera. Quindi io ho portato tantissimi ciclamini nelle strade e loro si sono adoperate nell'allestimento. Quindi insieme abbiamo creato tanta bellezza per la città. C'è bisogno, il teatro ha bisogno di vivere. Le piante in sé per sé sono colorate, dunque portano l'amore, portano la speranza per un futuro migliore e se questo futuro migliore siano i nostri figli. Questo non è soltanto per noi residenti, ma bensì anche per chi ha l'attività, perché così può portare molta influenza, turismo, gente. Auguro buon Natale a tutti e che venga veramente la pace. Natale è il simbolo ovviamente del presepe, del Natale, della nascita di Gesù Bambino. Che cosa vi spinge a mettere davvero del tempo a disposizione della città per abbellire queste corti? Niente, spontaneamente, ovviamente grazie a Michele, che lui ha avuto questa idea e nell'idea arrivano anche altre idee a noi residenti. Voi siete contenti del fatto che magari i turisti vengano a farsi delle foto? Sì, certo, vengono e loro sono contentissimi nel vedere l'abbellimento. Ho detto, le stelle, altre parti, gli ombrelli, invece qui ci sono le stelle. E ho detto, la stella è la cosa più bella. Dico la lucertola che finalmente brilla di Natale. Come avete messo assieme tutte queste decorazioni? Allora, con le ruote delle biciclette abbiamo preso spunto su internet e insomma siamo andati a prendere le ruote delle biciclette e abbiamo allestito io e la signora Anna. C'è anche un pupazzo di neve qui, molto carino. Sì, con sopra c'è una gomma, mi sa, di una ruota. Ci siamo anche divertiti a costruirle, a farle, a metterle. È stato bello che lo facciamo per i bambini, per il nostro paese, cioè che deve uscire fuori la cosa bella del nostro paese, del centro storico. Auguri di buon Natale a tutti. Che sia un felice anno. Volevo che la ciabatta veniva quella più grande, le spine andavano tutte. Questa è molto piccola. E invece poi la nascondiamo. Certo, vabbè, per l'acqua e pure per nasconderla. Vabbè, con la scala perché è molto alto. E poi dobbiamo dire grazie al signore del primo piano che ci ha portato l'albero, gli addobbi e tutto. Col cuore l'abbiamo fatto. Speriamo che questa iniziativa vuole andare più per le lunghe. Vuole andare. Un motivo per abbellire Bitondo? Certo, perché manca tante cose a Bitondo, mancano e questa sarebbe pure la svolta per poter civilizzare almeno la gente. E ci mettiamo al pari degli altri paesi pure. Sono 4 anni ormai che allestite le vie del centro storico, siete stati pionieri in questo. Che cosa vi spinge ogni anno a fare sempre meglio?
Inizialmente la nostra iniziativa, come ben sapete, è nata dal 2017, dalla morte della signora Tarantino. E praticamente noi abbiamo voluto allestire la strada a festa e preparare il presepe, perché come alle nozze di Cana, dalla tristezza si è trasformata in gioia. In questo c'è stato anche il contributo di tanti liberi cittadini e tanti anche attività commerciali che hanno voluto partecipare. Beh, diciamo che tutti sanno il mio progetto, come funziona. Io vado avanti con donazioni, recupero di vasi, piante e quant'altro. E quindi colgo occasione per ringraziare i tanti miei sostenitori, privati, commercianti, che anche quest'anno mi hanno sostenuto fortemente. Io li ringrazierò sempre, perché loro, come me, vogliamo il bene della città.